Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Siamo in questa nuovissima serie di Pokémon versione Smeraldo. Facciamo un grandissimo tuffo nel passato. Potete darmi del bambino, del poppante, quanto volete, ma io ho giocato a Pokémon tipo i tre quarti della mia vita fino in questo momento. Quindi per me è solo un grandissimo onore tornare in questo mondo. Perfetto, direi di iniziare il nuovo gioco. No, ho sbagliato. Ciao, scusa se ti ho fatto attendere. Ti trovi nel mondo dei Pokémon. Io mi chiamo Birch, ma per tutti sono il professor Pokémon. Questo è un Pokémon. Ciao Lota. Queste terre sono abitate da creature che chiamiamo Pokémon. Vivendo al loro fianco, noi umani li consideriamo amici fedeli o talvolta preziosi collaboratori. Molti si equalizzano con loro per sfidare altre persone. Malgrado questo profondo legame, non sappiamo tutto sui Pokémon. Sono molti segreti che ancora devono essere svelati. Per questo mi dedico alla ricerca sui Pokémon. È la mia principale occupazione. Raccontami qualcosa di te. Sei un bimbo o una bimba? Sono un bimbo. Ho capito. Come ti chiami? Facciamo i seri e scriviamo Cure. Perfetto. Ti chiami Cure, giusto? Sì, perfetto. Allora, tu sei Cure e stai traslocando ad Albanova, la mia città natale, è chiaro. Bene, vuoi iniziare? Eh beh, direi. La tua personalissima avventura sta per incominciare. Armati di coraggio e tuffati nel mondo di Pokémon, dove ti attendono sogni, avventure e tanta amicizia. Ti aspetto più tardi. Vieni a trovarmi al laboratorio Pokémon. Si parte. Boh, ciao Albanova. Mamma. Cure, sono qui tesoro. Il viaggio sul camion dei traslochi deve essere stato faticoso. Questa è Albanova. Ti piace? Ecco la nostra nuova casa. Ha un'area curiosa, ma sembra molto confortevole, non credi? E c'è anche una stanza tutta per te. Cure, entriamo. Entriamo, andiamo a vedere la nostra mega villa dei sogni. Cure, guarda, cosa ne dici? Non è bello qua? I Pokémon traslocatori si stanno occupando del trasloco e delle pulizie finali. Che comodità. Cure, la tua stanza è di sopra, vai a vederla tesoro. Papà ti ha comprato un orologio per la tua nuova camera. Non dimenticare di regolarlo. L'orologio è fermo. Meglio regolarlo e metterlo in funzione. Sì, allora va bene quella lì. Cure, allora ti piace la nuova stanza? Bene, ora è tutto in perfetto ordine. Hanno finito di sistemare ogni cosa anche di sotto. I Pokémon traslocatori sono così pratici. Oh, assicurati che sulla tua scrivania ci sia tutto, eh. Oh, Cure, Cure, vieni qua, fa presto. Guarda, è la palestra di Petalipoli. Forse vediamo papà. Oggi vi abbiamo proposto questo servizio direttamente dalla palestra di Petalipoli. Oh, già finito. Papà c'era di sicuro, ma ce lo siamo perso. Che peccato. Ah, dimenticavo, uno degli amici di papà vive in città, è il professor Birch. Abita proprio qui a fianco, vai a fargli visita. Dobbiamo far visita al nostro caro amico professor Birch. Oh, ciao, come stai? Devi essere Cure, noi siamo i tuoi nuovi vicini, piacere di conoscerti. Devi avere grosso modo la stessa età di nostra figlia. Il tuo arrivo ha reso la nostra figlia tanto felice, credo che sia di sopra. Dobbiamo fargli visita. Una Pokéball? Wow. Vera. Eh? E tu? Chi sei? Ah, sei Cure. Ah, già, hai traslocato oggi. Mi chiamo Vera. Piacere di conoscerti. Io sogno di diventare amica di Pokémon di tutto il mondo. Oh, ho sentito parlare di te, Cure, da mio padre, il professor Birch. Speravo che fossi simpatico, Cure, per diventare amici. Beh, non si può mai dire, ti ho appena conosciuto, Cure. Oh no, sono in ritardo, devo andare ad aiutare papà con dei Pokémon selvatici. Ciao, Cure, ci vediamo dopo. Ehi, ciao. Che paura fanno i Pokémon là fuori? Sento le loro urla, mi piacerebbe andare a vedere, ma non ho dei Pokémon miei. Puoi andare a dare un'occhiata tu per me? Andiamo. Aiuto! Un pochino. Ehi tu, per favore, aiutami! Prendi una Pokéball dal mio zaino. Mudkip, Torchic o Trico? Torchic. Mi dispiace ragazzi, io sono sempre per il Torchic. Sempre, scusate, ma questa è la mia scelta. Cioè, da sempre. Ah no, è uno Zigzagoon, non è un pochino. Vai, Torchic! Lotta. Graffio. Torchic usa graffio. Zigzagon usa azione. Fallisce. Bam, becca. Grande. Zigzagon selvatico è esausto. Ehi, sono stato colto di sorpresa mentre ero intento a studiare Pokémon selvatici nella ribalta. Mi hai salvato, grazie. Ah, ciao, tu sei Cure. Non è il posto adatto per chiacchierare. Vieni al mio laboratorio Pokémon. Più tardi se ti va? Minchia, già così. Allora, Cure, ho sentito tanto parlare di te, da tuo padre, ma so anche che non hai ancora ricevuto il tuo Pokémon, ma da come hai lottato prima capisco che hai del talento. Suppongo tu abbia preso da tuo padre, di certo è così. Ah sì, grazie per avermi aiutato prima, puoi tenerti il Pokémon che hai scelto. Cure riceve Torchic. Vai così, bam. E già che ci sei, perché non dai soprannome a Torchic? No, grazie, non sono abituato a dar soprannomi. Se ti dedichi ai Pokémon e accumuli esperienza, diventerai senz'altro un allenatore in gamba. Vera studi Pokémon e al contempo mi dà una mano. Cure, perché non vai a cercare Vera? È una buona idea, non trovi? Sì.
Fantastico, Vera ne sarà felice. Fatti insegnare da Vera cosa significa essere un allenatore. Io mi devo far insegnare da quella mocciosa cosa vuol dire essere un allenatore. Cazzo, quanto l'odio. Eccolo il pochina. Vai, Torchic, rompigli il culo. Sfondaglielo. Dotta, graffio, dai, graffagli la faccia. Graffagli, graffiagliela, graffiala. Mamma mia, quanta potenza questo Torchic. Aia. Dove vogliamo andare? Ma signori, ma signori, ma dove vogliamo andare? Ah, aspetta, non passare per qui. Ho appena scoperto le impronte di un Pokémon raro. Aspetta che finisca di analizzarle, ok? Sì, però stai calmo. Perfetto, direi che abbiamo rimesso in sesto la nostra squadra, che è composta solo da Torchic per il momento. Ecco, io in questa serie punto più che altro a migliorare tutti i Pokémon, perché io ho un vizio purtroppo quando gioco a Pokémon, ovvero che tendo a migliorare solo un Pokémon, cioè ad aumentare tanto un Pokémon e basta. E questo potrebbe essere un problema. Io fugo perché non c'ho voglia di. Si può scappare. Prima fuga del gioco. Ehi, Vera. Vediamo i Pokémon sul percorso 103 sono. Oh, ciao Cure. Vedo che mio padre ti ha regalato un Pokémon. Già che ci siamo, lottiamo! Ti farò vedere cosa vuol dire essere un allenatore. Te lo faccio vedere io, ma cosa vuol dire un allenatore? Mo vedi, mo vedi. Mudkip, 100 euro che tiro fuori Mudkip. Meno male che non ho ancora le mosse d'acqua, perché sennò sarei stato già inculato. Graffio. Grande così, Torchic. Ma mi fai un cazzo. Perché lui? Toccava a me. Finiscilo. Toh! Grande così. Forse anche di più. Bam! Ora capisco perché mio padre ha tanta considerazione di te. Vedi, quel Pokémon è da poco con te e già si è affezionato. Potresti fare amicizia con qualsiasi tipo di Pokémon. È ora di tornare al laboratorio. Oh, ciao Cure! Ho saputo che hai battuto Vera nella tua prima lotta. Eccellente! Vera mi aiuta sempre a condurre le mie ricerche. Vera ha già molta esperienza come allenatore. Tieni Cure, l'ho ordinato per le mie ricerche, ma vorrei che questo Pokédex lo usassi tu. Bam! Il Pokédex. È un dispositivo ad alta tecnologia che registra automaticamente ogni Pokémon visto o catturato. Vera lo porta sempre con sé. Ogni volta che cattura un Pokémon raro, il Pokédex ne registra i dati. Poi Vera mi cerca, anche se sono fuori, per i miei studi e me lo fa vedere. Ehi, Cure, ora hai un Pokédex anche tu. Fantastico, è uguale al mio. Guarda, una cosa per te. Che onore. Cure mette via Pokéball. È divertente catturare un sacco di Pokémon. Andrò in giro dappertutto in cerca di diversi tipi di Pokémon. Se ne trovo di graziosi, li catturerò con le Pokéball. Cure, Cure, hai fatto visita al professor Birch. Oh, che Pokémon adorabile. Te l'ho detto, professor Birch. Che gentile. Eh sì, sei proprio come tuo padre. Tu e i Pokémon state proprio bene insieme. Ecco, tesoro, se pensi di partire per un viaggio, mettiti le scarpe da corsa. Ti faranno andare più veloce. Cure, ci sono anche le istruzioni per queste scarpe. Premi il pulsante B quando indossi le scarpe da corsa per correre. Come un fulmine. Fai a gara con il vento dei grandi spazi aperti con le tue scarpe da corsa. Andiamo, andiamo, andiamo. Voglio catturare un Pokémon. Voglio catturare un cazzo di Pokémon. Primo Pokémon l'ho catturato. Vai, Torchic. Allora, cerchiamo di arrecargli un po' più di un danno. Ok. Bam! Preso, Pochina è catturato. Pochino intimidisce i nemici mostrando le zanne e dà la caccia con tenace a quelli che fuggono. Talvolta se il nemico contrattacca Pochino se la dà a gambe. Peso 13 kg, altezza 0,5 metri. Warpy. Questo lo voglio. Ho paura di ammazzarlo con un colpo però. Che rischio. Vai, catturalo. Warpli si aggrappa ai rami degli alberi e ne mangia le foglie. Il filamento che si secerne diventa appiccicoso a contatto con l'aria e serve a rallentare il nemico. Peso 3,6 kg, 0,3 metri di altezza. Se hai dei Pokémon di sufficiente, sei ufficialmente un allenatore di Pokémon, non puoi rifiutare la mia sfida. Va bene, l'accetterò allora. Parte la sfida di Matteo Bullo. È il turno di Pochina mandato in campo da Matteo il Bullo. Mi basta un Torchic per fartelo fuori. Vai, Torchic. Sbam. Signori, che dire per questo primo episodio di Pokémon Smeraldo è tutto. Abbiamo catturato i nostri primi due Pokémon, abbiamo battuto il primo allenatore, abbiamo battuto Vera, abbiamo fatto tante tantissime cose. Io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, spolliciate come dei Pikachu incazzati. Vi ricordo di passare dai social come la pagina Facebook e Instagram come nei video, lasciate in descrizione, che vi vedo prossimo video. Never back.